Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura. Prima di tutto voglio annunciarvi che a breve su questo canale uscirà il mio primo singolo, Oggi sarò offline. Ebbene sì, per chi non lo sapesse, canto anche. Inoltre voglio ringraziarvi per i bellissimi traguardi raggiunti su questo canale e scusarmi se la pubblicazione dei video non è molto frequente. Questo perché, come sapete, realizzare video di questo tipo richiede veramente molto tempo. Quindi ancora scusate. Comunque c'è Instagram, questo è il mio profilo, dove potete appunto andarmi a seguire e dove ogni giorno pubblico storie, foto, aggiornamenti, sondaggi e tant'altro. Quindi lì possiamo realmente rimanere in contatto. Non voglio dilungarmi molto, iniziamo. Oggi siamo qui per parlare dell'effettiva pericolosità delle vipere e del loro veleno, perché spesso ci si lascia un po' troppo trascinare dalle paure infondate verso questi animali. Quindi ci troviamo in questo fantastico ambiente per andare alla ricerca di un esemplare di vipera Aspis. Questo ad esempio è un luogo ideale dove trovarle, perché nelle prime ore del mattino le vipere, come gran parte dei rettili, si termoregolano al sole. Questo per prendere la carica, l'energia sufficiente dalla luce solare per affrontare il resto della giornata. Qua ce n'è una. Eccoci qui con una bellissima femmina adulta di Vipera aspis franciscirevi, la sottospecie della Vipera aspis diffusa nel centro-nord Italia. E siamo per l'appunto qui per parlare dell'effettiva, della reale pericolosità di questi animali, che sappiamo essere serpenti velenosi. Partiamo col dire che in Italia esistono ben 5 specie di vipere, con le rispettive sottospecie. Esiste la Vipera aspis, la Vipera dell'Orsini, la Vipera dal corno, il marasso, il nome scientifico è Vipera bellus, quindi è conosciuto anche in questo modo, e la vipera dei valzer, che è l'ultima specie, scoperta all'incirca 2 anni fa. È la più recente. Purtroppo questi serpenti sono da tempo temuti, fin dall'antichità, e uccisi ingiustamente. Ma dobbiamo sapere che innanzitutto questo è un animale veramente importante per l'ecosistema, perché si nutre di animali dannosi, di animali che, se non avessero dei predatori naturali, prenderebbero il sopravvento, creando dei veri e propri danni all'ecosistema e alla catena alimentare in generale. Molti di voi avranno certamente sentito parlare della 72enne che il 6 giugno dell'anno scorso è stata morsa da una vipera nelle campagne del Cilento e 15 giorni dopo purtroppo è deceduta in ospedale. Questo episodio ha creato molto scalpore ed ha inasprito ancora di più l'odio nei confronti di questi animali. C'è da sapere però che, per quanto riguarda le vipere italiane, il loro morso risulta fatale solo nello 0,1% dei casi di morsi. Basti pensare che in Italia negli ultimi 10 anni sono morte meno di 10 persone per morsi di serpenti velenosi. Questo perché, a risultare fatale per l'uomo, non è quasi mai l'effettiva, anzi non è mai l'effettiva velenosità, l'effettiva azione del veleno, bensì sono fattori che subentrano successivamente al morso e solo in alcuni individui. Possono essere reazioni allergiche,
shock anafilattico, ictus, infarto. È proprio per questo che i bambini e anziani sono gli individui più esposti ai pericoli. Inoltre tendo a ricordare che le vipere sono animali veramente poco aggressivi. Sono animali molto tranquilli che, come tutti, se non disturbati, osservati in natura, se ne vanno per la loro strada. Quindi, come sempre, colgo l'occasione per invitarvi al rispetto di questi animali, al rispetto di tutti gli animali. Questo non vuol dire non essere prudenti, perché ricordo sempre che quando si va in natura bisogna sempre mantenere un comportamento adeguato, un abbigliamento adeguato e stare sempre attenti ovviamente a dove si mettono le mani e dove si mettono i piedi. Perché comunque, come tutti gli animali, se voi gli passate vicino, se voi li disturbate, loro percepiscono un pericolo e tendono a difendersi, che sia con la fuga o che, se messi magari più alle strette, appunto questo capita spesso tra fungaioli, persone che vanno all'asparagi, che magari mettono la mano lì dove non devono metterlo e l'animale ovviamente per difendersi morde. Parlando del veleno delle vipere italiane, possiamo dire che il veleno è un mix di proteine con azione principalmente emotossica, che va quindi ad agire sulla coagulazione del sangue. Tuttavia c'è anche una componente neurotossica, presente in quantità variabili a seconda della specie, a seconda anche della geografia del territorio in cui sono distribuite. Sappiamo da alcuni studi che le vipere che frequentano habitat più stressati hanno un veleno con una concentrazione maggiore. Ma la domanda ovviamente sorge spontanea: è vero che le vipere tendono a non mordere, ma in caso di morso cosa si può fare? Bene, la cosa più importante è ovviamente recarsi il prima possibile a un centro antiveleni o a un pronto soccorso. Ma prima di tutto è bene assicurarsi che sia effettivamente una vipera ad aver morso, disinfettare e pulire bene la ferita e tenere bloccato la parte estrema dell'arto, della parte in cui si sta dimorsi, magari anche aiutandosi con una benda. Inoltre è molto importante evitare di agitarsi troppo, anche perché in questo modo aiuteremo a mettere in circolo il veleno all'interno del nostro organismo. Tuttavia la risposta al veleno è soggettiva e, come dicevo prima, persone come bambini e anziani sono più esposte al pericolo, ma anche persone che hanno problemi salutari, problemi di cuore e di altro genere. Ora, se ci riesco, vorrei mostrarvi come si presentano i denti di un viperide. Eccoli qui, sono queste due zanne mobili, ricoperte da una guaina. Nel momento in cui il serpente morde la preda, i denti vengono scoperti dalla guaina e, come un coltello a serramanico, si vanno a infilare nella preda, si vanno a conficcare nella pelle della preda. Ora, prima di liberarla, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati non appena uscirà un nuovo video, di lasciare un like se questo video è stato di vostro gradimento e magari anche condividerlo. Inoltre, se avete delle curiosità, delle domande di qualsiasi genere, che siano riguardanti me, riguardanti il mondo animale, quello che volete, scrivetelo anche nei commenti, così magari posso fare anche un video in cui rispondo a tutte le vostre domande. Ora però lasciamo andare questo fantastico esemplare.